Ciao a tutti, sono Silvia Draguno. Oggi farò una recensione molto particolare sul film di It. Avendo letto il libro e avendo anche visto la miniserie, potrò fare un paragone con le tre opere. Che dire, di cosa parla questa storia in breve? C'è una cittadina dove un mostro millenario ogni 27 anni si risveglia per reclamare il suo tributo di sangue. Un gruppo di bambini, un gruppo di sfigatelli, diciamo così, deciderà di sconfiggerlo per evitare che altre tragedie si ripetano. E da bambini, pensando di aver sconfitto il mostro, faranno un giuramento in maniera tale che se mai il mostro fosse tornato, loro avrebbero dovuto fermarlo da adulti. Passati 27 anni, effettivamente It ritorna e i ragazzini, ormai adulti, dovranno di nuovo affrontare le proprie paure. Il libro di per sé è un mattone di 1000 passapagine ed è molto pesante in alcune parti, però devo dire che ha degli elementi molto inquietanti e anche disturbanti. Vediamo come questo mostro riesce a manipolare le persone, l'intera Derry in realtà è un suo giocattolino dove lui può espandersi, può essere dappertutto. Pennywise e Derry sono quasi un'unica entità, indissolubili. E le persone, pur essendo davanti alle tragedie, chiudono gli occhi, proprio perché il mostro non vuole che aprano gli occhi, non vuole che questa scia di sangue e morte diventi un caso nazionale. Il tema principale della storia non è tanto questo mostro che uccide bambini, ma è l'affrontare le proprie paure. Questi ragazzini vengono da famiglie bigotte, disturbate, ognuno c'ha i propri problemi. It è un elogio all'infanzia e al coraggio dell'amicizia. Infatti loro riescono a sconfiggere il mostro proprio grazie alla loro amicizia. It rappresenta semplicemente le paure dell'infanzia. Lo stesso mostro dice che è più facile prendere forma delle paure dei bambini perché sono più schiette, sono più facili da interpretare. Invece gli adulti hanno paure più complesse, hanno paura ad esempio di non arrivare a fine mese, eccetera, eccetera. E sapete, insomma, per un mostro è abbastanza difficile da rappresentare qualcosa del genere. Facendo un paragone tra la miniserie e il nuovo film, devo dire che il nuovo film rispetta molto di più le atmosfere in paragone alla miniserie. La miniserie ha un budget molto più basso e, se vogliamo, alcune scene sono abbastanza comiche, pur essendo diventata un cult tra gli amanti dell'horror. Il nuovo film invece rispetta proprio l'atmosfera del libro. Abbiamo anche un maggiore approfondimento dei genitori dei protagonisti, che erano quasi assenti nella miniserie, ed è un elemento che ho apprezzato notevolmente. È vero, anche nel remake ci sono delle scene che fanno ridere, tipo il ballo di Pennywise, insomma, che ha fatto ridere mezza sala. Open Gangnam Style. Poi rispetto alla miniserie è molto più d'azione, se vogliamo così. Abbiamo anche It che assume diverse forme in maniera più esplicita, come ad esempio la donna che esce dal quadro e fa l'agguato a Stan Lee. Ed è una cosa molto inquietante. Posso dire che ho apprezzato il fatto che l'intera storia non venisse rappresentata come un flashback, come avveniva nella miniserie, il che risultava fastidioso, ma viene presentato come un normale episodio lineare. Però finalmente abbiamo un Pennywise molto simile a quello del libro. Mi è dispiaciuto che non si sia citata la tartaruga, che nel libro è un'entità, anzi devo dire che forse è l'unica entità capace di fare il culo a It, e diciamo il suo opposto. Se It è qualcosa, una semidivinità, una divinità che pensa solo a mangiare e distruggere, la tartaruga pensa a creare e preservare. Quindi sono un po' l'antitesi tra vita e morte. E nello stesso libro si cita anche
un'altra entità, che lo chiamano l'altro. Sembra che l'altro utilizzi i perdenti come pedine di scacchi contro il mostro. Infatti It stesso nella storia pensa, ha dei dubbi e dice: ma non è che per caso l'altro mi vuole far fuori tramite questi ragazzini? Parlando dei due Pennywise, Tim Curry lo trovo molto più pacato, ironicamente. Compie una violenza senza mostrarla, quindi oserei dire che è più psicologico, diciamo così. Mentre nel caso di questo nuovo It, che è interpretato da un attore svedese, è molto più attivo. Si vedono proprio le sue scene di violenza, quando lui addenta il braccio di Georgie e se lo stacca a morsi. Quindi diciamo che il nuovo It è molto 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 più cattivello del vecchio. Anche se Tim Curry comunque è entrato nell'immaginario cult, però entrambi sono comunque ben caratterizzati, cioè sono due tipologie di interpretazione. Parlando dei lati negativi invece, a parte lo che quella insomma è abbastanza comica o grottesca, hanno stravolto delle cose, sia nel senso positivo che negativo. Ad esempio, questo è un piccolo spoiler, mi raccomando, se non volete rovinarvi il film, non sentite nulla. Allora, Beverly viene rapita da It. Benissimo. È una cosa che mi ha fatto storcere il naso, perché questo? Perché sia nella miniserie che nel romanzo, Beverly è l'asso nella manica dei perdenti, è colei che sa lanciare la fionda per colpire il mostro. Quindi, perché farla diventare la Lois Lane di turno? Non ha senso! Perché? Anche la scena del bacio! Perché sto cavolo di bacio? Questa scena in realtà sarebbe dovuta capitare alla moglie di Bill quando è adulta, per dire, no? Però anche Bill stesso, quando la moglie è in stato catatonico perché ha visto il vero aspetto di It, non è che la risveglia tramite un bacio, la risveglia facendole rivivere i suoi ricordi, i vari ricordi d'oro, della sua infanzia, eccetera, eccetera. Quindi basta queste scene del bacio che risveglia tutti come nella Bella Addormentata del boss. È noioso ed è fuori luogo. Fine spoiler. Altra cosa che mi ha un po' fatto storcere il naso, è vero, ci sono stati stravolgimenti, potevano aggiungere scene in più, ad esempio Richie che per la prima volta ha visto It travestito, diciamo così, che aveva assunto la forma di un lupo mannaro. Lì ci stava, perché nel film teoricamente Richie è quello di cui non si vedono i genitori ed è anche quello che non incontra It di persona. E questa cosa mi ha... cioè, ho detto, perché almeno fai vedere che ognuno di loro incontra inizialmente il mostro, come accadeva nella miniserie, e poi tutti dicevano: ma anche io ho incontrato questo mostro, anche io ho incontrato un mostro simile. Ben non incontra direttamente It, e è un'occasione sprecata, perché nella miniserie lui vedeva proprio suo padre morto in guerra coi palloncini, che poi assumeva la forma di Pennywise e lo sfotteva. E questa scena avrebbe avuto un certo impatto sul personaggio e magari avrebbe approfondito di più la sua relazione familiare. Esatto, perché i personaggi di cui non si sa quasi nulla sono Richie, di cui i genitori proprio non si vedono, non si sa che relazioni abbiano col ragazzino, e Ben, che si vede solo la madre, ma non si parla, ad esempio, come mai è obeso, per dire. Ad esempio, di Eddie si intuisce che la madre è iperprotettiva fino a rendergli la vita impossibile, mentre nel caso di Ben la madre lo rimpilza di cibo perché suo padre è morto in guerra e lei ha paura che muoia di fame. Ogni ragazzino ha i propri problemi familiari, però, per dire, avrebbe dato maggiore approfondimento nel background dei personaggi. Detto questo, It è un film che alterna scene grottesche con scene veramente spaventose e lo consiglio caldamente. Non vedo l'ora di vedere il secondo episodio, sperando che magari introdurranno una versione più fedele della forma finale di It. Chi ha letto il libro o ha visto la miniserie sa di cosa sto parlando. Detto questo, arrivederci al prossimo episodio. Ciao!